Niente, allora praticamente faccio questo live per spiegare un po' com'è la situazione. E la situazione per Ilaria non è certo delle più tranquille. Affatto, da 6 mesi convive con l'assillante presenza, fortunatamente soltanto virtuale, di un hater che la tormenta su YouTube, lasciandole commenti osceni, offese gratuite e negli ultimi tempi anche delle minacce esplicite. Una situazione insopportabile che ha portato ad oggi a 3 denunce contro ignoti, l'ultima delle quali aggravata anche dall'accusa di stalking. Sapesse, da aprile ricevo continuamente degli insulti a nome di un certo Paolo Rossini e ora purtroppo siamo passati alle minacce. Allora io e Federico abbiamo denunciato il tutto alla polizia postale da diverso tempo. Ho fatto una prima denuncia, e poi ho fatto a nome di ignoti, perché per il momento il nome, diciamo, qualche sospetto ce l'abbiamo, però manca la prova regina. Questi insulti stanno andando un po' troppo oltre, secondo me, anche perché, come dicevo prima, siamo passati alle minacce. Questa persona sta minacciando di lanciarmi per aria, di spaccarmi tutte le ossa. Io, prima che mi succeda qualcosa, vorrei che gentilmente qualcuno facesse qualcosa di concreto. Più che fare la denuncia, più che rivolgermi a un avvocato, più che fare l'integrazione di denuncia per stalking, io non so che cosa devo fare. Ho scritto alle Iene, ho scritto a Striscia la Notizia, ma hanno contattato tantissime televisioni, che non sono andata a cercarle, ci tengo a precisare questo, tra cui la RAI, Rete 4 e addirittura mi ha contattato anche TGCom e prossimamente Maurizio Costanzo per parlare di questa cosa. A quanto capito è una persona che mi conosce parecchio bene e questa cosa non nascondo che mi preoccupa. Ora, per tutti quelli che dicono ignora, io vi rispondo che sinceramente ignoro fino a un certo punto, perché non è che mi vado a buttare di sotto, chiaramente, o comunque mi ci sento male, però dovete capire che la cosa c'ha un certo peso psicologico, anche perché chi lo sa, sa quello che mi è successo purtroppo in questi giorni. E tutto questo è scaturito proprio in quel momento lì, purtroppo, e non mi ci volevo. Sono decisa a trovare questa persona, dire persona poi è un complimento, e a fargli un culo come una casa. Io ve lo giuro, appena saprò chi è, siamo vicini a scoprire chi è, perché ormai sappiamo che sei d'Arezzo. È inutile che tu ti vado a nascondere dietro tanti ipotetici nickname. È inutile che fai questo. Ormai lo sanno anche Sassi che sei d'Arezzo e probabilmente ho anche capito chi sei. Appena la polizia postale mi dirà questo nome qui, stai sicuro che riderò io? Vai, stai sicura che riderò io? Così è troppo. È stata offesa la mia famiglia, è stato offeso il mio fidanzato. Sono state dette delle cose che soltanto chi mi conosce bene può sapere. È ora che questo essere immondo venga fermato, una volta per tutte. Anche perché quello che fa a me potrebbe farlo benissimo a qualcun altro che magari non reagisce come me